Allora, carissimi amici, ragazzi, stasera sono qui per presentarvi una mia proposta di viaggio, diciamo così, un viaggio sicuramente molto bello e in questi tempi di pandemia, in questi tempi in cui non possiamo uscire di casa, almeno possiamo uscire con la grande letteratura, viaggiare con la grande letteratura. E appunto, innanzitutto vorrei ringraziare la Scuola Spazio Italiano che mi ha dato questa opportunità, la scuola che ha organizzato questo evento. E niente di meno, stasera, e in pochi minuti, purtroppo 40-50 minuti, vi inviterò a conoscere chi non conosce di già. Due grandi scrittori della letteratura italiana e universale, Dante Alighieri, classico dei classici, il sommo poeta, come viene chiamato in Italia, ma anche in altri paesi, e uno, diciamo così, più popolare anche qui in Brasile, che è Italo Calvino, grandissimo scrittore, non poeta come Dante, ma romanziere e scrittore di racconti, e anche saggista. Bene, allora vi presento quello che ho preparato. Aspettate che qui abbiamo avuto un piccolo problema. Bisogna riprendere dall'inizio il PowerPoint. Ma come mai? PowerPoint non è all'inizio. Ecco qua. Allora, con l'aiuto della mia segretaria, cioè mia figlia, ci siamo. Osservate, in viaggio con la letteratura italiana, Dante e Calvino. Allora, è chiaro, sono due scrittori completamente diversi. Qualcuno può anche storcere il naso, dire come mai questo si mette a confrontare un poeta classico della letteratura italiana e universale e uno scrittore, come sapete, Calvino, che è morto circa 47 anni fa, o meglio, 37 anni fa, scusate. Diciamo, io credo che sia possibile farlo e vi dimostrerò stasera. Perché? Perché Dante è dappertutto nella letteratura italiana. E Dante è dappertutto della letteratura italiana e soprattutto, diciamo, Calvino, essendo un grande lettore di Dante, come anche Ariosto, di cui ha scritto saggi, conosceva benissimo la Divina Commedia, è chiaro, di cui parleremo stasera, e il nostro confronto sarà tra la commedia, tra il viaggio proposto da Dante nella commedia e il Barone Rampante. Uno dei grandi romanzi, piccoli romanzi, brevi romanzi di Calvino degli anni 50, di cui parleremo stasera. Allora, per iniziare il nostro viaggio, vorrei citare un grande cantautore italiano che forse conoscete, che è Francesco De Gregori. Francesco De Gregori negli anni 80, se non sbaglio nell'86, ha scritto una bellissima canzone. Il testo anche suo, è la melodia, in cui parla di un viaggio. No? Ve lo leggo. Vanno due a due i poeti, attraversano le nostre stagioni e passano poeti brutti e poeti buoni, ma quando fra tanti poeti ne trovi uno vero, è come partire lontano, come viaggiare davvero. Vedete? Come viaggiare davvero. Allora, De Gregori sta parlando di un viaggio attraverso la poesia. E non tutti i poeti sono grandi, come lui dice, poeti brutti e poeti buoni. Anzi, la canzone fa dei riferimenti non molto buoni ai poeti che si presentano nei concorsi letterari o alla televisione. Ma quando ne trovi uno vero, è il caso di Dante, evidente, è il caso di Calvino, che non era poeta ma grande scrittore. È come partire lontano, come viaggiare davvero. Allora, stasera partiremo lontano, anche senza biglietto, anche senza fare la valigia, anche
anche senza poter uscire di casa con questa epidemia, ma viaggeremo lontano, questo ve lo assicuro, ve lo prometto. Allora, cominciamo da Dante. Dante nacque nel 1265 a Firenze, una delle città più belle del mondo, secondo me la più bella, ma questo ne parleremo dopo, e morì a Ravenna nel 1321. È chiaro, come voi sapete, se conoscete un po' della sua vita, era un piccolo nobile, apparteneva a una piccola famiglia nobile, non molto importante nella sua città, cioè non era di quelle famiglie che comandavano, come per esempio Uberti e Donati, così avanti. No? Il padre faceva commercio di terre, di lui sappiamo pochissimo, fece gli studi regolari a Firenze, gli studi del trivio e del quadrivio, come si usava a quell'epoca, forse, non si sa, frequentò anche l'Università di Bologna, ma di questo non abbiamo nessun documento preciso. E purtroppo, malgrado i tempi in cui viveva, voleva e riuscì a iscriversi alla politica. A quell'epoca i nobili non potevano iscriversi alla politica, però Dante si iscrisse prima ad una corporazione, Corporazione dei Medici, se non sbaglio, che almeno era una cosa legata alla scienza, e iniziò una carriera politica. Arrivò ad essere anche un priore, e qui cominciò la sua disgrazia anche personale, perché lui apparteneva a un gruppo politico, una fazione, meglio dire, chiamata Guelfi Bianchi, che si opponeva ai Guelfi Neri, e poi c'erano anche i Ghibellini. Praticamente la differenza era che i Guelfi Bianchi non volevano che il Papa, Bonifacio VIII a quell'epoca, si mischiasse nei fatti di Firenze. E Firenze era diventata una città politicamente e anche materialmente, commercialmente molto forte, e il poeta non vedeva con buoni occhi questo fatto. Allora è chiaro, Dante, essendo appartenendo a questo gruppo ed essendo arrivato alla posizione massima, quella dei priori, nel 1302, se non sbaglio, verso il 1302, fu invitato a Roma dal Papa Bonifacio VIII e non sapeva, ma incappò in un tranello, povero Dante, cioè non poté più ritornare a Firenze. Il Papa lo fece arrestare insieme a pochi altri, mentre a Firenze prendevano il potere i Guelfi Neri, che erano favorevoli al Papa. E allora cominciò il suo esilio dal 1302, pressappoco, fino alla morte, 1321. Lui andò a tantissime città, come Verona, Padova, sicuramente, e morì a Ravenna, colto da una febbre malarica. Tanto che, come voi sapete, il monumento, il sepolcro di Dante, si trova a Ravenna. Allora, l'esilio è importante. Perché vi parlo dell'esilio? Perché senza l'esilio forse non ci sarebbe stata la Divina Commedia. L'esilio ha portato il poeta a voler superare questo trauma. Beh, come voi sapete, la Commedia è divisa in tre cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Dante intitolò questo suo capolavoro, che non è l'unico. Non vi parlo degli altri libri perché non abbiamo tempo, ma scrisse tantissime opere anche su filosofia, linguistica e così avanti, no? E anche sulla politica, la monarchia. Intitolò questo suo capolavoro Commedia perché non era né tragedia, come era quella di Virgilio, d'Eneida di Virgilio, e neanche un libro popolare, cioè plebeo popolare. Significa, non era né una cosa né un'altra, allora un stile intermedio, e questo secondo Aristotele sempre, perché per Dante e per tanti altri dell'epoca Aristotele era il filosofo massimo, no? Allora commedia in questo senso, cioè né tragedia e né poesia popolare, ma possiamo anche interpretare questa commedia perché nel senso attuale, felice, comico, cioè perché finisce bene, finisce con la visione di Dio. Però il senso originale
è quello di non essere né tragedia e né popolare. No? Dell'inferno io vi potrei parlare tutta questa serata, fino a dopodomani, non è esagerazione, o forse un po' esagerato, ma comunque è vero, perché c'è di tutto, c'è veramente tutto. Ma io, per fare un commento breve, ho scelto i canti quinto e ventiseiesimo, poi parleremo anche di pochi altri canti. Bene, come inizia la Divina Commedia? Quei famosissimi versi che tutti sanno a memoria, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita, ti ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Allora, inizia così, cioè l'io poetico, il personaggio Dante dice: mi sono trovato così nel mezzo del cammin di nostra vita, cioè la vita come una strada che bisogna percorrere, e la metà di questa vita, cioè verso 35 anni, secondo la Bibbia, la vita media umana dura 70 anni, mi sono trovato lì, in una selva oscura. Comincia così, vedete. Che significa questa selva oscura? Veramente è una selva oscura. Il viaggio parte da questo punto. Cioè, la selva oscura è un simbolo del peccato, un'allegoria del peccato in cui si trovava l'io poetico, il personaggio Dante, che poi è il proprio poeta, chiaro. Possiamo dire, allude forse all'esilio, è probabile, che comincia però nella vita reale 2 anni dopo, no? Ma il viaggio fantastico, comincia nel 1300. No? Possiamo dire, Dante allude al fatto che aveva abbandonato per un po' di tempo la teologia e si era dedicato alle altre scienze. Boh, non importa questo, il punto importante è capire che si trovava in mezzo a una selva e voleva uscirne, no? Che la diritta via era smarrita, cioè dov'è la diritta via? Non si sapeva, non si sa, eh? Allora ecco il problema, bisogna trovare questa via per uscire. Come si fa per uscire? Beh, allora il primo canto, che è il proemio di tutta l'opera, inizia così e è chiaro, va avanti per altri 34 canti, perché sono 34 i canti dell'inferno, il primo è il proemio, poi abbiamo 33 canti, così anche il purgatorio, 33 canti, così anche il paradiso, 33 canti, che fanno 100 canti. No? L'inizio, allora, come vedete in questo schema, è la selva, ma subito dopo c'è il colle. Perché? Perché nel primo canto si dice, il poeta, l'io poetico dice, che cominciò a camminare e vide un colle, cioè vide la luce, vide la collina bagnata dal sole che simboleggia la luce di Dio, e voleva allora salire verso questo colle. E perché non può farlo? Perché, e tutti forse sanno chi ha letto il primo canto della commedia, vede 3 belve, cioè 3 bestie. La prima bestia che è la lonza, allora un gatto selvatico, simbolo della lussuria. Poi vede, subito dopo, il leone, simbolo dell'arroganza, della violenza. E finalmente la lupa, simbolo dell'attaccamento ai beni terreni, cioè l'egoismo, l'avarizia umana. Vedete, sono 3 fasi, 3 peccati da superare. Quello che fa perdere la speranza però a Dante è l'ultimo animale, cioè la lupa, perché la lupa, nella sua visione cristiana, che diciamo così si può anche avvicinare alla visione di San Francesco, no? Quella di Dante, la lupa è il simbolo di quello che perde per sempre l'umanità, no? La lupa è il simbolo dell'egoismo e dell'attaccamento a quello che è un bene falso, secondo la visione cristiana, che è il bene terreno, non bene vero. No? Allora, possiamo anche interpretare queste 3 belve come 3 fasi delle passioni umane che dobbiamo superare e che il poeta non sa ancora come farlo. Noi siamo schiavi delle nostre passioni. L'uomo che riuscisse a dominare le proprie passioni sarebbe l'uomo più saggio del mondo. Allora, Dante crede di poter uscire da uno stato, diciamo così,
una fase di peccato a quella della salvezza che è il colle, così da un momento all'altro, e il viaggio sarebbe finito. No, il viaggio non può finire qui. Allora, in questo momento, primo canto ancora, il poeta si trova in una situazione disperata. E se noi parliamo di viaggi, molti viaggi hanno delle guide, no? Oggi si compra un libro, non so, si dice dove si va a ballare, al ristorante, come si fa a parlare in quella lingua del paese, cioè delle indicazioni generiche. Qui invece la guida che appare a Dante è Virgilio, il grande poeta latino, nato poco prima di Cristo, e che per Dante era il simbolo massimo della saggezza umana. E qui assume proprio questo simbolo, la saggezza, cioè la ragione umana. Dante considerava l'Eneide il più grande libro, era un modello di tragedia, no? Allora, quando nel primo canto il poeta, l'io poetico, si trova disperato, sorge Virgilio e Dante in questo momento ha paura, prova paura. Cioè, chi sei, no? Perché sei qui, no? Sei un uomo o sei uno spirito, un fantasma? E Virgilio risponde, uomo fui, non sono più uomo, no? E gli racconta chi è, eccetera. E Dante allora davanti a questo grande saggio, all'anima di questo grande saggio, prova dello stupore, così non sa più cosa dire. E Virgilio gli racconta a Virgilio che ci sono tre bestie che non lo fanno passare. Virgilio gli dice, no, non è qui il cammino. Il cammino che devi intraprendere, il viaggio che devi fare, è un altro, cioè devi conoscere profondamente le passioni umane, cioè devi conoscere profondamente tutti i peccati, poi devi superarli, ti devi purgare, finalmente arriverai al posto massimo, che in questo caso sappiamo che è il paradiso, no? Allora non si può uscire da una situazione disperata a un'altra equilibrata così da un momento all'altro, no? E così, e questo vale anche per la nostra vita. È una grande lezione che ci dà Dante nel primo canto. No? Se vogliamo superare le nostre passioni, dobbiamo conoscere profondamente l'essere umano e conoscere soprattutto le grandezze e le miserie umane. Capirle profondamente. Allora è un viaggio che noi stiamo per fare, un viaggio di conoscenza insieme a Dante. E vedete, nel secondo canto, il viaggio non è ancora cominciato, sono i dubbi di Dante, no? Perché lui dice a Virgilio, perché io non altro? No, io non sono Enea, io non sono Paolo, cioè allude all'Eneide di Virgilio, dove Enea va a trovare il padre morto, no? Anchise, no? Oppure allude anche a San Paolo, che aveva avuto delle visioni divine. Dice, lui è un uomo qualsiasi, perché proprio lui deve intraprendere questo viaggio? E Virgilio gli risponde, c'è una donna che è Beatrice. La donna che lui aveva conosciuto, e ci racconta questo nella Vita Nuova, due volte, a 9 e a 18 anni, no? Bastarono due volte per far nascere nel cuore di questo poeta, secondo lui ci racconta nella Vita Nuova, il libro giovanile, tutto l'amore vero del mondo, l'amore che porta alla salvezza, non l'amore fisico, l'amore che porta alla salvezza dell'anima, no? Allora Virgilio gli dice, c'è una donna che vuole, che mi ha chiamato, è andato lì nell'inferno, che Virgilio è nell'inferno, perché era pagano, no? Nacque prima di Cristo, nel limbo, la parte migliore, diciamo così, se possiamo dire, dell'inferno, dove non c'è nessun castigo. Questa donna è andata lì, Beatrice, e gli ha detto, vai a prendere il mio amore e devi guidarlo attraverso l'inferno. L'unico modo per salvarsi, gli dice Beatrice, è conoscere che significa il peccato umano, che significano le passioni umane. No? Noi oggi possiamo dire in chiave così laica, passione, non peccato, ma è la stessa cosa, possiamo dire. No? Bene, e allora, finalmente, nel terzo canto, vedete, Porta dell'Inferno inizia, con quelle famosissime, no? Lasciate ogni speranza voi che entrate, il grande viaggio attraverso l'inferno del personaggio Dante. Osservate, no? Primo cerchio, limbo, lussuriosi,
poi golosi, poi prodighi. Cioè lo schema dei peccati allude allo schema aristotelico, no? I peccati meno gravi sono i peccati legati al corpo, agli istinti, perché noi esseri umani siamo anche degli animali, no? Abbiamo degli istinti. Allora la lussuria, gola, poi man mano che si scende i peccati diventano più gravi. Allora i racconti, la violenza, no? Il leone, no? L'onza, leone. E finalmente i peccati più gravi sono più giù, in questo imbuto che è l'inferno, no? Che partirebbe da Gerusalemme e arriverebbe fino al centro della terra dove c'è Lucifero. I peccati più gravi sono nelle malevolge. Bolgia sarebbe una parola toscana per dire profondità, cavità, no? Le malevolge raccolgono tutti i peccatori più gravi che hanno tradito, che hanno sedotto, allora ruffiani, come vedete, adulatori, simonieci, cioè papi che trafficavano cose sacre o vendevano indulgenze, maghi, indovini, barattieri, ipocriti, ladri, e finalmente parte più grave, quelle che tradiscono, quelle che ingannano, no? I consiglieri di frode, seminatori di discordie, per esempio Maometto, poi i falsari, e finalmente le ultime che sono le peggiori, i traditori di ogni tipo di tradimento, dei congiunti, della patria, degli ospiti e dei benefattori. E l'ultimo grande traditore, che è quello che sopporta sulle spalle tutto l'inferno, che è Lucifero, che avrebbe tradito Dio, no? Bene, allora questo viaggio fantastico è pieno di cose meravigliose, cioè Dante incontra dei personaggi che sono diventati famosi per tutti i secoli, sono ancora famosissimi. Ad alcuni di questi personaggi Dante dà voce, no? È quello che vedremo. L'inferno a loro è il luogo dell'autoconoscenza e soprattutto della conoscenza profonda delle passioni o peccati, come vi ho detto prima. In questi 33 canti, perché il primo è il poema generale, come abbiamo visto, l'io poetico, cioè il personaggio Dante, uomo vivo in mezzo alle anime dei dannati, guidato da Virgilio, che è il simbolo della ragione, come abbiamo detto, conosce altri personaggi, protagonisti della storia dell'epoca o anteriore, oppure eroi della letteratura classica, come vedremo, Ulisse di Omero, e ad alcuni di questi, non a tutti, dà voce e li fa diventare umanissimi. Perché? Che cos'è l'essere umano? È quello che si può esprimere. Se noi non possiamo esprimerci, non siamo umani. No? Se io non posso dire che ho un dolore, allora praticamente viene cancellata la mia umanità. No? Allora Dante fa diventare questi personaggi non solo simboli dei peccati commessi, ma anche esseri umani, nella misura in cui possono esprimersi e spiegargli il loro crudele destino. Scusate. Basta pensare allora a questi personaggi che vedremo adesso. Paolo e Francesca, Francesca e Paolo, Farinato, Golino, solo per citarne alcune tra i più famosi, perché sono tantissimi, no? Allora, vi parlo qualcosa perché non si può parlare della commedia senza questo canto. Il canto quinto, il canto di Francesca da Rimini. Francesca da Rimini, allora la donna storica, vera, era figlia di Guido Minore da Polenta, era nata a Ravenna, sposò nel 1275 questo Gianciotto Giovanni, ma Gianciotto nomignolo, soprannome Malatesta, che era signore di Rimini. Allora, un matrimonio, diciamo, un accordo tra famiglie nobili, no? Non è che voleva sposarlo. E questo Gianciotto aveva un fratello che era il suo esatto contrario, cioè, mentre lui, Gianciotto, era storpio, calvo, vecchio, Paolo era bello, alto, così avanti, signorile, e così avanti, elegante, no? Allora, nel canto quinto Dante dà voce a Francesca. Francesca si trova in mezzo a questi condannati alla bufera infernale, cioè i peccatori di lussuria, no? Qui siamo nel canto quinto, no? La bufera infernale è il loro castigo, cioè devono per sempre, perché l'inferno è eterno, no? Per sempre, queste anime devono essere sbattute, trascinate qua e là da un vento, da una tempesta di vento che non cessa mai, che non finisce mai. Ma per poter parlare con Dante, Dio concede, perché è Dio in realtà che concede,
che Dante possa parlare con Francesca, e così lei comincia a raccontargli la sua triste storia, no? La triste storia d'amore, cioè che Gianciotto, geloso del fratello, la sorprende in flagrante adulterio con il cognato, no? Con suo fratello Gianciotto, e li uccide. Questo è un fatto avvenuto tra 1283 e 1286, no? Beh, allora, detto così sembra niente, ma in realtà è una pagina di bellissima poesia. E Dante inventa delle cose, chiaro, essendo poeta, inventa la sua fantasia, e tra queste cose, per attenuare la colpa degli amanti, inventa o pensa, immagina che loro stavano leggendo un libro, che è Il Cavaliere della Tavola Rotonda, romanzo francese, molto diffuso a quell'epoca, che Dante sicuramente conosceva, no? E questo libro indusse i poeti, li portò, i poeti, scusate, i personaggi, Francesca e Paolo, al peccato carnale. Perché questo libro avrebbe portato al peccato carnale? Perché è una letteratura popolare dove ci sono tante situazioni di amore, di baci, e in questo caso la situazione precisa è quella in cui Galeotto invita Ginevra a baciare Lancialotto. E allora, quando i due amanti, Francesca e Paolo, leggono questa scena, immediatamente anche loro si baciano, no? Leggiamo alcuni versi perché abbiamo poco tempo. Allora, Francesca parla con Dante e si rivolge a Dante e dice: «Ma se a conoscere la prima radice del nostro amor tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange dice: noi leggiavamo un giorno per diletto, il Lancialotto come amor lo strinse, sole eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso essere baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti». Beh, basterebbe dire chiudere il libro e andare via, perché davanti a questa pagina meravigliosa di poesia, no? Cerchiamo di capire. Allora Francesca sta dicendo, come detto prima, stavano leggendo un libro, questo libro è il libro del Cavaliere della Tavola Rotonda, e un punto però di questo libro è il punto che li porta al peccato, no? Come abbiamo visto prima, cioè quando in una scena Galeotto invita Ginevra a baciare Lancialotto. Beh, allora Galeotto fu il libro che lo scrisse, significa quello che Galeotto fu nei Cavalieri della Tavola Rotonda fu per noi la ragione della morte, perché li portò al bacio, no? Quel giorno più non vi leggemmo avanti, cioè il marito geloso li incontrò, li vide e li ammazzò, li uccise. Bene, davanti a questa scena fantastica, a questa dichiarazione, cioè a questo dialogo con Francesca, Dante si commuove e sviene, perde i sensi, sviene. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, e l'altro qui è Paolo. No? Paolo qui è il più debole, non Francesca. Lui piange, non parla. Francesca invece parla. «Sì che di pietavi, io venni men così come io morisse», cioè io venni men, io svenni, «e caddi come corpo morto cade». Verso meraviglioso per chiudere il canto, no? Significa lui cadde a terra, Dante, perché davanti a questa pagina meravigliosa, a questa commozione che lui ha provato davanti al racconto di Francesca, non resiste e cade. Vedete, Dante non può perdonare Paolo e Francesca, perché questo è stato stabilito da Dio, ma cerca di comprendere, di capire le loro ragioni. Qui Dante ci dà un esempio di quello che manca tanto ai nostri tempi, la tolleranza. Cioè, Dante non può perdonare, perché secondo la fede che aveva e quello che è stato stabilito da Dio, adulteri vanno all'inferno. Anche Gianciotto, però, all'inferno.
anche il marito geloso, è chiaro, in un posto più peggiore, diciamo così. Però non può perdonarli, ma cerca di capirli. Ecco perché crea questa grande scena, ecco perché immagina il libro, tutte queste cose che attenuano il peccato dei due amanti. No? Bene, andiamo un poco più avanti. Un altro grande canto, ce ne sarebbero tanti, ma questo purtroppo non possiamo dimenticarlo. È il canto in cui si parla di Ulisse, qui c'è una S in più, ma è Ulisse in italiano. Allora, in questo canto, il 26esimo, ci stanno le anime dei consiglieri di Frode, cioè quelli che hanno ingannato, quelli che hanno consigliato appunto Frode, no? Cioè inganni. Dante mette Ulisse, cioè l'eroe di Omero, in questo canto perché, in questa malebolge, perché secondo lui, la versione che lui conosceva dell'Odissea, Ulisse avrebbe in molte occasioni usato la sua astuzia, la sua intelligenza per ingannare gli altri. Per esempio, il famoso episodio del cavallo di Troia. No? Allora lo mette qui. Beh, però è soltanto un pretesto per raccontarci la morte di Ulisse. Vedete, il poeta dà chiari segni all'inizio ai lettori e li avverte che sta per raccontare la storia dell'ultimo viaggio di Ulisse. Vedete, viaggio dentro viaggio, no? E della sua conseguente morte. Nell'Odissea di Omero però non si dice come Ulisse è morto. Il lettore dei versi di Dante però viene a conoscenza del fatto che Ulisse era già vecchio e stanco dei tanti viaggi, no? Chi conosce l'Odissea sa che lui aveva viaggiato per 10 anni, poi ritorna ad Itaca, riprende la moglie e così avanti. Ma Omero finisce lì, cioè Ulisse era stanco, non dice come è morto. Dante invece prende questo personaggio di Omero e dà una versione della sua possibile morte. Allora, per stimolare i suoi marinai, secondo Dante, a proseguire il viaggio, Ulisse impiega parole estratte dall'Etica Nicomachea di Aristotele. Vedete, questo è bellissimo. Così come aveva messo in bocca a Francesca parole di Boezio, così qui mette in bocca a Ulisse parole di Aristotele. Fatti non foste a vivere come bruti, ma a perseguire virtù e conoscenza. Cioè gli esseri umani sono fatti per conoscere, per seguire la conoscenza e associata alla virtù, no? La conoscenza dunque non può essere dissociata dalla virtù per Dante e per Aristotele. Leggiamo alcuni versi. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza diretta al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Allora Ulisse dice, in questo caso sta parlando con Virgilio, no? Non parla con Dante, però Dante era di presente. I miei compagni fece io sì aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, del re mi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte il nostro tanto basso che non sorgeva fuori del marino suolo. 5 volte era acceso tante casso, lo lume era di sotto la luna, poi che entrate eravamo nell'alto passo, cioè questo viaggio, no? Quando ne apparve una montagna, bruna per la distanza e parvemi alta tanto, quanto veduta non avea alcuna. Chi è questa montagna? Che cos'è questa montagna? La montagna del Purgatorio, è chiaro. Per i cristiani, per un cristiano come Dante, la montagna del Purgatorio era situata nelle acque dell'emisfero sud, che a quell'epoca, siamo prima di Copernico e di Galileo, chiaro, era considerato un emisfero pieno di acque senza nessuna terra e non si poteva navigare in queste acque, né per i greci, neanche per all'epoca di Dante, diciamo così, no? Allora, lui però, con questa sua voglia di conoscere, con questa sua voglia di viaggiare senza stancarsi mai, Ulisse, volle andare lì e vede, allora vide però una montagna, bruna per la distanza, perché scura per la distanza, e alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Lui che aveva viaggiato così tanto, Ulisse, mai aveva visto una montagna così grande. Allora, qui il suo castigo. Dio non può permettere che un vivo arrivi al purgatorio.
e manda una specie di grande onda, un turbo, come dice Dante, maremoto, come se volete, e fa naufragare Ulisse e i suoi compagni. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prore in giù, come altrui piacque, infinché il mar fu sovra noi richiuso. Altrui piacque, cioè a Dio piacque, no? Dio volle che fossero puniti Ulisse e i suoi marinai, perché avevano oltrepassato i limiti imposti da Dio, no? Cioè, in poche parole, anche Dante si riconosce nel personaggio Ulisse. Il personaggio Dante si riconosce nel personaggio Ulisse, ma per opposizione. Perché il viaggio di Dante, come sappiamo, arriverà al paradiso, porta alla conoscenza ed anche alla salvezza dell'anima. Mentre quella di Ulisse lo porta alla trasgressione dei limiti imposti da Dio e al castigo per essere arrivato a un porto vietato, cioè la montagna del Purgatorio. Vedete, allora, per Dante e per tanti teologi dell'epoca che discutevano queste cose, la conoscenza umana è valida, sì, è buona, sì, però deve avere dei limiti. Ulisse rappresenta questo castigo imposto da Dio all'uomo che ha voluto conoscere molto di più di quanto è permesso da Dio. Bene, la seconda tappa del nostro viaggio è il Purgatorio. Il Purgatorio di Dante è il regno della speranza, perché dove le anime si purgano c'è la speranza. Un giorno queste anime andranno verso il paradiso, no? Nel quale le anime restano in attesa della salvezza eterna del paradiso e si liberano dalle passioni terrene che le hanno indotte al peccato. Mentre nell'inferno il peccato, cioè la passione che ha indotto al peccato, viene punito per sempre, no? Occhio per occhio, dente per dente, no? C'è una corrispondenza tra peccato e castigo. Qui invece, questa montagna, no? Esatto opposto dell'inferno, le anime si liberano da questo peccato. E anche Dante, anche il personaggio Dante, anche l'io poetico. Man mano che sale i gironi, oppure le cornici, se volete, della montagna, il personaggio poeta viene sottomesso ad un processo di depurazione che lo porterà alla perfezione finale nel paradiso terrestre, che è la vetta, no? La parte più alta dell'immensa struttura, ancora prima di galleggiare verso il paradiso vero. Allora, osservate brevemente il Purgatorio di Dante, no? Una montagna situata in un'isola che tutta la contiene, c'è la porta del Purgatorio, prima c'è l'antipurgatorio. Qui Dante all'inizio incontra Catone, che è una specie di custode di tutta questa montagna. Catone era un giudice romano, Dante lo mette qui come custode, cioè è lui che deve giudicare le anime che entrano, no? Poi abbiamo i gironi o le cornici. Vedete, qui è il contrario dell'inferno, no? Il peccato più grave è all'inizio, il primo girone, il peccato meno grave è sulla vetta. Allora, superbi, invidiosi, i racconti accidiosi, poi avare e prodighi, peccato più legato all'istinto, golosi, legato all'istinto, e lussuriosi. E finalmente, lì sopra, c'è la vetta, c'è il paradiso terrestre. Qui Dante incontra dei personaggi meravigliosi che ne potremmo parlare per tutta la serata, un'altra volta, non abbiamo molto tempo. Tra questi personaggi vorrei soltanto parlarvi degli racconti nel terzo girone in cui Dante incontra Marco Lombardo. E questo Marco Lombardo, uomo sconosciuto storicamente all'epoca, però Dante gli mette in bocca a questo personaggio la sua visione politica. La sua visione politica, cioè Dante fa parlare Marco Lombardo e Marco Lombardo gli spiega i motivi della mancanza di pace sulla terra. Brevemente Marco Lombardo gli dice: la colpa è della guerra costante tra il Papa e l'imperatore. E Marco Lombardo dice: c'è stato un periodo della storia umana in cui questo non era così, in cui c'era un'armonia tra due poteri. E è chiaro, si tratta della Roma cristiana, no? Dante dice: nella Roma diventata cristiana, Papa, cioè simbolo della Chiesa, e imperatore, quello che deve badare al governo, alle leggi, vivevano in armonia.
Questa armonia si è persa quando il Papa ha voluto usurpare quello che era dell'imperatore. Vedete, un modo anche per sublimare il suo trauma qui, no? È evidente questo. Lui era stato vittima di un Papa, come abbiamo visto all'inizio, no? Bene, e finalmente, negli ultimi canti del Purgatorio, che sono bellissimi, Virgilio abbandona Dante. Virgilio, che aveva mandato Dante all'inferno, possiamo dire, all'inizio, che lo aveva guidato per tutto l'inferno e che lo aveva guidato fin qui, alla vetta del Purgatorio, qui sparisce, va via. Dante piange, si sente abbandonato, senza la guida, in questo viaggio non ha più guida, no? Però interviene subito Beatrice. Beatrice, l'antica donna della salute, della vita nuova, la donna che lui aveva visto due volte a 9-18 anni, qui diventa simbolo della teologia, cioè la sapienza di Dio, no? E dopo l'immersione, la bevuta delle acque dei fiumi Lete, che secondo la mitologia classica faceva dimenticare la vita terrena, e un Noè che non solo... Se l'altro fa dimenticare la vita terrena e i peccati commessi, e Noè riattiva il bene che la persona ha fatto in vita, no? E allora finalmente il personaggio Dante diventa puro, perché le acque cancellano anche la memoria dei peccati commessi. Libero da tutte le passioni che disturbano gli esseri umani, può infine iniziare il percorso dell'ultima tappa del suo viaggio, cioè i 9 cieli del paradiso. Il paradiso sarà dunque il regno della luce eterna, in cui si trovano le anime dei beati e dei martiri della fede cristiana. Il paradiso, vedete, è diviso in 9 cieli. Perché questi cieli? Perché si credeva all'epoca, Dante ci credeva, che avevano un influsso sulla condotta, sull'atteggiamento degli esseri umani. È chiaro, per Dante c'era il libero arbitrio, è stato il primo forse a parlare di questo, ma c'erano anche questi influssi degli astri, dei pianeti, come si credeva all'epoca, no? Allora, la Luna, il Mercurio, Venere, Sole, per esempio Sole, qui stanno le anime dei beati che sono stati sapienti, Sole, Luce, Marte, qui le anime dei beati che hanno combattuto per la fede cristiana, Marte, Dio della guerra, no? Giove, Saturno, poi le stelle fisse, il primo mobile, da dove partirebbe tutto il giro di questi pianeti che è eterno, e finalmente l'Empirio. L'Empirio è la sede celeste dove sta Dio. E la rosa celeste, vedremo qui, la rosa dei beati, che sono i beati che possono contemplare Dio. Vedete, questi sono i cieli. Qui c'è tutto lo schema, no? Siamo partiti da Gerusalemme verso il centro della terra, fino al centro della terra, l'inferno, poi dall'altra parte il purgatorio, l'emisfero delle acque, l'emisfero sud, e finalmente i cieli del paradiso, no? Ad ogni cielo corrisponde un modo di fare il bene che questi beati hanno avuto in vita. Qui Dante incontra meravigliosi personaggi, da Giustiniano a Adamo, stesso Adamo, si parla con Adamo che gli spiega che lingua ha parlato per la prima volta, perché questa lingua si è persa, no? La Torre di Babele, così avanti. San Pietro lo sottomette a una specie di interrogatorio, di dottrina. Allora, è meraviglioso il paradiso, perché qui Dante ha dovuto ricostruire tutto un mondo diverso. Mentre l'inferno e il purgatorio hanno come basi la nostra terra, cioè il mondo in cui viviamo, il paradiso è stato tutto creato da Dante. È il regno della luce, dove non c'è più spazio. Anche le anime dei beati galleggiano, bellissimo questo, attraverso la luce. Dante li vede attraverso la luce, no? Qui Dante incontra Cacciaguida, il suo antenato, cioè il Trisavolo, che gli parla di una Firenze che lui non conobbe, molto più in pace, molto più povera, ma che viveva pudica e sobria, come lui dice, no? Bene. E nel paradiso di Dante, Dio poetico riesce finalmente a superare tutti i suoi traumi personali, l'esilio, la distanza, la nostalgia di Firenze, degli amici, della famiglia. E nel fare ciò rappresenta i sublimi traumi anche del popolo italiano, come un grande poeta, no? Cioè il bisogno di una pace duratura tra le città-stato, che non c'era a quell'epoca, e di una nazione politicamente unita e di una lingua unica, che per molti secoli non ci saranno in Italia, no? Solo fino al 1861 non ci sarà
una nazione politicamente unita, e una lingua unica, possiamo dire, solo negli ultimi 50 anni, no? Che ci sono i dialetti. Bene, ora, seconda tappa del nostro viaggio, un altro tipo di viaggio, un altro tipo di viaggiatore. Parliamo di Italo Calvino, il grande scrittore, che è nato nel 1923 e morì nel 1985. Questo grande scrittore si sente già nel primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, nel quale sottomette all'ottica puerile del protagonista, che si chiama Pin, l'analisi impietosa del mondo dei partigiani, perché anche Calvino era stato partigiano. Qui siamo già nel Novecento, no? Qui siamo nel dopoguerra. Calvino aveva combattuto insieme ai partigiani per liberare l'Italia dal nazifascismo, no? E qui invece, in questo suo primo romanzo giovanile, aveva poco più di 20 anni quando lo scrisse, ci fa vedere una cosa molto importante, una specie di autocritica dei partigiani. E soprattutto ci fa vedere già, in questo primo romanzo, il fatto che lui predileggeva lo schema fiabesco, cioè la favola, no? Già il nome, Sentiero dei Nidi di Ragni, no? Qui la coscienza allora politica dei partigiani è oggetto di una precisa autocritica. Ma vi vorrei parlare di questo viaggio, del Barone Rampante, dove favole e storie si mescolano nei brevi romanzi che compongono una trilogia chiamata I nostri antenati, pubblicata negli anni 50, no? Qui l'elemento storico è trasformato secondo uno schema fiabesco. Allora, sono tre brevi romanzi, Il Visconte di Mezzato, che forse avete sentito parlare perché è molto conosciuto, il secondo appunto che è Il Barone Rampante, il terzo che è Il Cavaliere Inesistente. Tre brevi romanzi che compongono una trilogia. Vi parlo del Barone Rampante, il secondo, perché secondo me, secondo tanti, non solo secondo me, è il più riuscito, è diciamo quasi diventato una specie di simbolo della letteratura di Calvino. Secondo me è quello che rappresenta Calvino. In questo Barone Rampante facciamo un altro viaggio insieme al personaggio. Il protagonista è Cosimo. Si passa, l'elemento storico qui viene travolto, ma comunque si passa poco prima degli anni della Rivoluzione Francese, alla fine del secolo del Settecento, il secolo XVIII. E è una famiglia nobile, decadente, una famiglia un po' ridicola, no? In cui c'è un bambino chiamato Cosimo che un giorno rifiuta un piatto di lumache. Ah, qui non si dice che si tratta di un paese chiamato Ombrosa, forse Liguria, ma non è molto importante, la Liguria dove trascorse tutta la vita Calvino, no? Questo bambino allora rifiuta il piatto di lumache e va sugli alberi, diventa una specie di bambino scimmia che sta sugli alberi dei boschi e non vuole scendere. All'inizio allora questo viaggio può sembrare un capriccio di un bambino che fa dei capricci e dice non voglio le lumache e il genitore dice no, prima o poi scenderà perché quando no, avrà fame, no, ma lui non scende fino all'ultimo momento del romanzo, Cosimo resta sugli alberi. Chiaro, se questo è possibile o no, qui l'elemento fantastico esiste, chiaro. Ma lui resterà fino alla fine, inizia questo suo viaggio, sugli alberi. Vedete, è un simbolo della letteratura del nostro secolo, del secolo scorso. Cioè, qui non ci sono più guide. Qui il viaggio è intrapreso così, da un momento all'altro, per un capriccio. Non è quel viaggio di conoscenza di Dante. A questo punto sarà più avanti, come vedremo, no? E può essere interpretato come una divertente allegoria del bivio tra impegno e compromesso politico che è vissuto dagli intellettuali italiani nel dopoguerra. Umberto Eco, per esempio, lo considerava una probabile rappresentazione dei dilemmi vissuti da Norberto Bobbio, grande scienziato politico, grande storico del Novecento italiano. Quale dilemma? Cioè, dopo la guerra, alla fine della seconda guerra, l'Italia diventa una democrazia, sceglie la Repubblica, non la monarchia, però gli ideali dei partigiani vengono un po' traditi, questo sì. L'Italia non diventa quello che i partigiani volevano che diventasse. Allora, gli intellettuali si trovano in questo bivio, cioè impegnarsi o non impegnarsi, no? E Cosimo è un simbolo di questo tipo di intellettuale, che può essere Bobbio, ma potrebbe essere anche lo stesso Calvino, no? Vedete,
Il viaggio di Cosimo, che inizia sugli alberi, che non vuole scendere, viene osservato dal narratore, che è il fratello Biagio, e Biagio non lascia il conforto della casa paterna. Allora lui narra il romanzo e dice: mio fratello non scendeva, non voleva scendere, ma Biagio rimane lì, un nobile come qualsiasi altro. Allora Cosimo si trasforma. Perché si trasforma? Perché conosce i giardini, i boschi, inizia questo suo viaggio, no? Senza una guida umana, però, qui non c'è Virgilio, non c'è Beatrice. Ci sarà una donna, però, ma non è Virgilio e non è Beatrice. Ha però un cane, almeno questo, un cane bassotto chiamato Ottimo Massimo, con questo nome un po' ironico, no? Piccolo cane, però Ottimo Massimo. Conosce anche una ragazzina, la musa Violante, che non è Beatrice, però, perché non la porta alla salvezza, come vedremo, no? Violante quasi, quasi lo fa scendere, quasi quasi lo fa toccare terra per poco. È una ragazzina che poi si vedrà più avanti nel romanzo, no? Scusate. E allora, Violante non è Beatrice, la guida è solo un cane, il viaggio praticamente attraverso i boschi avviene quasi da solo. Non ci sono le bestie della Divina Commedia, ma c'è un gatto selvatico che questo bambino, se vuole sopravvivere, deve fronteggiare, e ammazza questo gatto selvatico e approfitta anche per farne una specie di cappotto per fronteggiare l'inverno. Poi, man mano che penetra i boschi, Cosimo conosce un altro tipo di vita, conosce per esempio i miserabili, bambini che non erano come lui, che non avevano neanche una camicia, non avevano neanche da mangiare, conosce i briganti, un brigante soprattutto che è Gian dei Brughi, a cui Cosimo presta dei libri e che poi, per colpa di questi libri, Gian dei Brughi viene praticamente ucciso dagli amici banditi come lui. Cosimo viaggia attraverso questi giardini. Poi, più avanti, incontra anche altre persone che come lui stavano sugli alberi, degli spagnoli che non potevano per motivi feudali toccare terra. Ma questi spagnoli, e c'è anche una ragazza, Ursula, di cui lui si appassiona, questi spagnoli non vogliono scendere per altri motivi. Invece Cosimo sa che non può scendere, perché il suo viaggio è un viaggio di conoscenza. Se ritorna alla casa dei genitori, finisce il viaggio e finisce anche la conoscenza. Cosimo diventa sugli alberi un intellettuale. Basta pensare che Clavino, il narratore, ci dice che Cosimo aveva anche scambiato delle lettere con Voltaire, con gli illuministi francesi. E questo arriva anche Cosimo arriva anche a guidare una specie di rivoluzione, una ribellione degli abitanti dei boschi, che poi fallisce. Finalmente, più avanti, incontra Violante, come viene chiamata Viola, e però, come detto prima, non è Beatrice. No? È una ragazza capricciosa, una ragazza che dice: non posso sposarti se tu non scendi, e Cosimo non può scendere, perché sennò perderebbe il senso della sua conoscenza. No? Non può scendere, non è più un capriccio di un bambino, è un desiderio di conoscenza. No? E allora finisce l'amore con Violante. Violante sposa un principe inglese, come si dice, e basta. Cosimo resta solo. Il suo impegno aumenta sempre di più. Finalmente scoppia la rivoluzione francese, poi, subito dopo gli avvenimenti con Napoleone, c'è anche un incontro tra Cosimo e Napoleone nei boschi, una cosa incredibile, no? Il ragazzo scimmia che incontra Napoleone e la delusione di Cosimo, cioè delusione perché? Perché non è cambiato nulla, no? Vedete, una delusione quasi uguale a quella dei partigiani del dopoguerra, no? Dopo la rivoluzione francese, dopo Napoleone, è ritornato praticamente allo schema sociale, ai problemi sociali di prima. Allora, Cosimo, questo intellettuale che vive sui boschi, questo ragazzo scimmia, diventato uomo, diventato vecchio, alla fine sparisce davanti agli occhi del narratore e dei lettori, si aggrappa a una specie di pallone aerostatico, una mongolfiera, e va via. Così finisce il suo viaggio. Vedete, non è il viaggio di salvezza di Dante, non è il viaggio in cui Dante incontra Dio nel paradiso, no? È opposto, è il contrario del viaggio di Dante, no?
Bene, per concludere, poiché abbiamo parlato tanto di viaggi, viaggi così avanti, anche se velocemente quello di Dante, perché non abbiamo molto tempo, la nostra vita è tutta un viaggio, no? Da quando noi esseri umani siamo venuti al mondo, dal primo uomo, Adamo se volete, o l'uomo delle caverne se volete, dal primo uomo fino ai nostri tempi, ai tempi dei computer in cui si può fare tenere una conferenza, una lezione attraverso computer, in realtà virtuale, c'è stato parecchio. La conoscenza ha attraversato tutte le fasi, siamo arrivati a questo punto, no? Però non sappiamo ancora che cosa siamo. Ecco perché il viaggio con la commedia o con il Barone Rampante è importantissimo, perché questi scrittori vogliono rappresentarci le nostre passioni, cosa siamo, quali sono le nostre miserie, quali sono le nostre grandezze, no? E Calvino, in una specie di saggio, scrive quello che vorrei leggere per concludere. Io non sono tra coloro che credono che esista solo il linguaggio o solo il pensiero umano. Ce ne sono anche tra coloro che passano per realisti. Io credo che esista una realtà e che ci sia un rapporto, seppure sempre parziale, tra la realtà e i segni con cui la rappresentiamo. La ragione della mia irrequietezza stilistica e della soddisfazione riguardo ai miei procedimenti deriva proprio da questo fatto. Io credo che il mondo esisteva prima dell'uomo, esisterà dopo, e l'uomo è solo un'occasione che il mondo usa per organizzare alcune informazioni su se stesso. Quindi, la letteratura è per me una serie di tentativi di conoscenza e di classificazione delle informazioni sul mondo, il tutto molto instabile e relativo, ma in qualche modo non inutile. Vedete, la letteratura non è inutile, la conoscenza non è inutile, no? Anche se è instabile, anche se è relativo, abbiamo un modo di classificare delle informazioni sul mondo, è anche un modo modesto di dire che cosa aveva scritto Calvino, no? Dante ha cercato di rappresentare questo mondo con delle informazioni. Abbiamo visto i personaggi meravigliosi che ha creato, Francesca, Paolo, non abbiamo parlato di Ugolino perché abbiamo poco tempo, Ulisse e così avanti. E lo stesso Calvino, con queste sue favole, per esempio il Barone Rampante, ha voluto sistemare una serie di informazioni sul mondo. È quello che l'intellettuale sincero può dare, quello che l'intellettuale che ci fa viaggiare veramente, non che ci inganna, no? Lo scrittore che vuole farci viaggiare veramente, non ingannarci, può offrirci, no? Codesto solo possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, diceva Montale. Appunto, Montale, Calvino, Dante, grandi scrittori che ci portano a una forma di conoscenza e non ci ingannano mai. E così, ragazzi, concludo la mia brevissima conferenza, la mia brevissima lezione. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio alla Scuola Spazio Italiano e alla vostra pazienza, soprattutto. Spero non aver fatto nessuno russare né dormire, speriamo, no? Spero che non abbia fatto questo. Grazie, allora. Allora. Sì, dammi la linea di prima. Se cominci. No, aspetta, prima. Sì, sulla leggerezza, buona domanda. Appunto, le ultime parole che abbiamo letto di Calvino un po' riguardano questa leggerezza, no? Delle sei proposte per il prossimo millennio. Cioè, Calvino purtroppo è morto a 62 anni, aveva già scritto tantissimo, no? Come voi sapete, qui stasera soltanto la trilogia dei nostri antenati, ma ha scritto tantissimi altri libri, in tantissimi stili. La sua irrequietezza, no? Come abbiamo visto, lo portava ad scrivere in tanti modi possibili. Per esempio, un viaggiatore in una notte d'inverno, le città invisibili, tutto ciò che conoscete. La leggerezza di cui parla Calvino è questa, cioè dobbiamo imparare quei classici
no? Perché leggere i classici è un suo libro, no? Ad essere più leggeri in questo senso, cioè dobbiamo imparare quei classici ad essere più lucidi. È la lucidità che ci dà Dante o che ci dà Ariosto, che era un, per esempio, l'Orlando Furioso, che era un libro che Calvino amava molto, che ci può portare ad essere in questo senso più leggeri. E appunto la letteratura del prossimo millennio, che lui pensava, dovrebbe essere una letteratura che, come ho detto all'inizio, non ci porta all'inganno, una letteratura vera che ci porta a una forma di conoscenza, senza barocchismi inutili, questa leggerezza, e senza, diciamo, misticismi falsi. Più o meno questo. Poi, chi mi ringrazia, che è stata meravigliosa, io vi ringrazio, perché è un piacere per me, e come ho detto prima, peccato che abbiamo poco tempo, io sarei disposto a restare qui a leggere Dante e anche Calvino per tutta la sera, tutta la serata, cioè fino a dormire davanti al computer, perché la meraviglia della Divina Commedia non si può riassumere in 40 minuti, ho fatto il mio meglio, ma è chiaro, ho dovuto saltare tantissimi personaggi che purtroppo non c'è stato tempo per discuterli. Poi, se avete altre domande, provo ad andare a vedere, aiutami. Domande? Non c'è domande, sono solo delle sì. C'è ancora un po' di tempo se qualcuno... Appunto, bellissima domanda anche questa. Se la coscienza e il viaggio dentro di sé sono ancora possibili oggi, se c'è ancora spazio per quello. È chiaro, viviamo in un mondo complicatissimo, no? Basta vedere la nostra situazione stasera. Non possiamo uscire di casa, e meno male che in questo caso c'è la buona tecnologia che ci aiuta, no? Attraverso questo computer, attraverso una connessione dell'internet. Posso rivolgermi a voi, potete ascoltarmi, questo è abbastanza positivo. Però viviamo in un mondo che non riesce più ad avere una strada da seguire, un mondo senza guide, diciamo così, no? Appunto, c'è spazio, sì, ancora per la conoscenza, per la coscienza, per il viaggio dentro di sé, ma attraverso o per mezzo di dei grandi saggi del passato. Io sono tra quelli che odiano il fatto che qualcuno dica che non si possono più leggere i classici, che non si devono più leggere i classici. Questo è assurdo. Senza i classici della filosofia o della poesia mondiale, noi non riusciamo a trovare questa coscienza. L'unico modo che abbiamo, per trovare questa coscienza è attraverso la lettura dei grandi classici, e per esempio Dante è uno di questi tanti, non è l'unico, chiaro, ma forse, secondo me, è il più bravo di tutti. Anche Calvino, è chiaro, che è già diventato un classico. Lui stesso diceva che per diventare classico ci voleva del tempo, ma possiamo dire che è già diventato un classico. Appunto, dobbiamo fare questi viaggi attraverso i libri, come accade in Una notte d'inverno un viaggiatore. Sì, in Una notte d'inverno un viaggiatore è uno dei tanti esempi di questo stile irrequieto di Calvino, una cosa completamente diversa, né? Che qualcuno può chiamare anche postmoderna, però si parla di libri, chiaro, e anche Umberto Eco parlava di libri, la nostra memoria è fatta tutta di libri, no? La memoria vegetale di cui parlava Umberto Eco. Allora, il viaggio virtuale che facciamo attraverso i libri è un viaggio che ci porta a conoscere qualcosa. Mentre molte volte quando facciamo dei viaggi, il turismo di massa per esempio, che non ci porta a nessuna parte, cioè che ci fanno vedere degli alberghi di lusso, delle spiagge bellissime, ma va bene che un po' di svago ci vuole, no? Ma quello svago non ci porta a nessuna parte. Cioè, che cosa sono io dopo un mese al mare o in montagna se non riesco a riflettere
se non riesco a conoscermi, no? Il viaggio che abbiamo fatto stasera, molto breve, brevemente, con la mia modesta conoscenza, è stato un viaggio di conoscenza e non di svago, no? Sì, la città, le città invisibili. Delle città invisibili non vorrei parlarne di una, ma della conclusione, della bellissima conclusione, no? Che è un po' a che fare con quello che abbiamo detto stasera, abbiamo visto stasera. Calvino dice con altre parole, non importa qui ripetere le stesse parole, ma più o meno questo, cioè che viviamo in un inferno, sì, l'inferno degli uomini, no? Le maschere di cui parlava Pirandello, le guerre, l'odio tra le fazioni, basta pensare a quello che succede adesso in Brasile, ma anche in altre parti del mondo. Viviamo in un continuo, costante inferno, ma dentro questo inferno dobbiamo cercare di creare dei paradisi. Vedete, questo è bellissimo, no? È la conclusione praticamente delle città invisibili. Come facciamo però per creare questi paradisi? L'unico modo è diffondendo, interpretando, scrivendo sulla letteratura, sulla filosofia, sulla conoscenza che ci danno questi grandi del passato oppure grandi scrittori del presente, quando ce ne sono, no? L'unico modo è questo, cioè non vedo altro modo di creare dei paradisi e diffondendo, è chiaro, idee che riportano all'armonia tra la gente, non all'odio, no? Non diffondendo idee di odio, ma idee di armonia. Appunto, utilizzare questa bellissima tecnologia per diffondere non dell'odio, ma delle conoscenze vere. Non so se ce ne sono altre domande. O disfecho do barone rampante tem algum significado metafórico? Sim, la conclusione è del barone rampante, quando lui si aggrappa alla mongolfiera, si aggrappa a questo pallone aerostatico, è un modo per dire io intellettuale deluso, no? Perché lui sugli alberi era diventato un intellettuale, deluso davanti a questa realtà che lui non poteva capire, non voleva capire, vado via. E non solo questo, cioè mantengo la mia promessa, no? Non voleva scendere, non doveva scendere dagli alberi, con questo significato allegorico che significa stare sugli alberi, no? E non è sceso, cioè nessuno l'ha visto scendere almeno, no? Il narratore Biagio dice è sparito, basta, no? Si è aggrappato a questa mongolfiera. Poi è chiaro, bisogna pensare anche che almeno la mongolfiera, cioè questo pallone aerostatico, era un simbolo del progresso umano. Beh, allora mi ricorda quello che diceva un'altra volta Umberto Eco, cioè se non ci sono le verità, se non posso credere a nessuna verità, tutte si rivelano prima o poi bugie, delle bugie, immense bugie, almeno devo credere che nella natura c'è una logica, non è così caotica, no? Umberto Eco dice anche se io non posso accoppiare un cane a un gatto o se questo accoppiamento avviene, ne esce un mostro, no? Un animale che non esiste, allora è vero che esiste una logica in questa natura. Allora, Cosimo, che poi sarebbe una rappresentazione di Bobbio, secondo lo stesso Umberto Eco, si aggrappa alla mongolfiera quasi anche per dire almeno questo è il progresso umano, relativo com'è, la scienza com'è relativa, che non risponde a delle domande eterne, però meno male questo, no? Se devo scegliere, scelgo l'illuminismo. Se devo scegliere, scelgo la ragione e non il misticismo. Anche questo può essere interpretato, che questa interpretazione, meglio, può essere data alla conclusione del barone rampante. Poi, se Dante condannerebbe la Chiesa oggi, penso di sì per certi aspetti. Cioè, quando la Chiesa... forse non è il caso di questo Papa, forse lo è, dipende dalla vostra interpretazione, vuole confondere il potere temporale con quello eterno, cioè
quando la Chiesa vuole dare delle indicazioni ai potenti, ai politici, di come governare. Questo per Dante sarebbe assurdo, ma vedete, la sua ottica era un'ottica del 300, in cui le guerre erano tutte provocate, praticamente tutte, dalla lotta tra i papi e gli imperatori. Allora, oggi non è così, ma comunque sia, Dante condannerebbe questo aspetto della Chiesa. La Chiesa ideale di Dante era quella di San Francesco. Allora, anche la ricchezza della Chiesa che esiste ancora oggi sarebbe condannata da lui, sicuramente, no? Poi, la filosofia platonica di cui ricava l'idea, anche fonti scientifiche, scienziografiche, posso dire che sono presenti queste caratteristiche? Sì, nella commedia sono presenti, sì, tutte queste caratteristiche. Aspetta che lo trovo. Molteplici sono le fonti, chiaro. Allora, c'è San Tommaso, c'è Aristotele, ma c'è anche la scienza umana. Non ho parlato, non abbiamo discusso perché non c'è stato tempo. Quando Dante vede Dio, cosa vede? Vede una grande calamita che attira verso di sé tutte le cose del mondo. E ricordiamo anche la bellissima immagine del libro del mondo che c'è nell'ultimo canto della commedia. Nel libro del mondo Dante vede presente, passato e futuro, vede tutto, tutta la storia dell'umanità, quella che era già venuta prima di lui, vede lui stesso, vede noi tutti, anche questa sera, diciamo così, vede tutto, no? E allora, è chiaro, per definire Dio cosa fa Dante? Usa la matematica, vedete, fino all'ultimo momento per lui la scienza umana era importante. E dice, siccome non posso definire la quadratura del cerchio, non posso spiegare questo teorema che all'epoca era inspiegabile, della matematica, così neanche posso dire al lettore esattamente, precisamente cos'è Dio. E non posso spiegare neanche precisamente cos'è la Santissima Trinità, questo mistero, Padre, Figlio e Spirito Santo. No? Ma vedete, usa la matematica. Anche gli ultimi versi della commedia parlano di ruota che muove, cioè sempre utilizzando la ragione umana, che lui amava tanto, ma che davanti a Dio è nulla, chiaro, no? La ragione umana ci serve per arrivare alla conoscenza, però davanti a Dio tutto questo viene annullato. Da qui ricava l'idea dell'impulso dell'anima a salire verso Dio, sì, chiaro, c'è Alberto Magno, c'è San Tommaso, questo senza dubbio, no? Fonti geografiche, scientifiche, c'è di tutto nella commedia, basta pensare che prima del canto di Ulisse, la metamorfosi dei ladri, Dante descrive un'anima che si trasforma in serpente. E molti critici dicono, com'è possibile che lui possa descrivere una metamorfosi? Forse aveva osservato dei boschi vicino a Firenze, o forse aveva letto, più probabile su di questo. Allora, vedete, una cosa incredibile, è un miracolo, diciamo, la Divina Commedia, perché c'è di tutto veramente, e modernissimo anche, no? Basta pensare, per esempio, al fatto che lui si spiega. Allora, nella commedia non viene mai niente, diciamo così, senza spiegazione. Tutto viene spiegato, no? Quando, per esempio, sembra un po' oscuro, Dante avverte il lettore. Perché io non procedo troppo oscuro, allora è questo e questo. Cioè, spiega ai lettori quello che lui vuole intendere, no? Non viene mai messo niente in dubbio. Come si deve studiare l'opera di Dante? Un'altra buona domanda. Io direi che, prima di ogni cosa, se possibile leggere l'originale, non le traduzioni, o almeno una edizione bilingue, no? Perché è chiaro, è poesia, si perde la musica quando si traduce, no? Non è possibile tradurla così come l'aveva pensata Dante, no? Si tratta di musica. Ma è chiaro, un'edizione bilingue in cui il lettore osserva l'italiano anche se non lo conosce, e poi la traduzione è, diciamo, il consiglio che vi posso dare. Ma soprattutto si deve studiare l'opera di Dante non come un libro distante dalla nostra realtà, si deve farlo vivere tra di noi, no? Allora, sembra distante, è un italiano del 300, è il Medioevo, la fine del Medioevo, sì, però è un mondo vicinissimo a noi. Le passioni sono le stesse, non è cambiato nulla, no?
Oggi abbiamo computer, ci vestiamo in un modo, parliamo in un modo, ma le nostre passioni sono le stesse di cui parlava Dante. Per esempio, il primo canto, no? Può essere letto quasi come una lezione di vita. Non si possono disprezzare, allontanare i traumi, i fantasmi. Dobbiamo fronteggiarli. No? Dante non può passare dalla selva oscura al colle. Deve prima conoscere le ragioni che ci portano ad essere così come siamo, crudeli o non crudeli, violenti o non violenti. No? Una volta superate e conosciute queste passioni, allora sì, possiamo trovare l'equilibrio, che nel caso di Dante è il paradiso, chiaro. No? Poi, qual libro si dica per cominciare a leggere Italo Calvino? Non è uno scherzo, il primo, cioè Il sentiero dei diti di ragno, perché lì c'è già tutto Calvino, che poi verrà sviluppato fino all'ultimo, fino alle città invisibili, per esempio, no? Nel sentiero dei diti di ragno, che oggi, diciamo, non è che è sconosciuto, ma di cui si parla poco, c'è già tutto Calvino, cioè il fatto che lui voleva spiegare la vita umana come una grande favola, che le favole spiegano la vita umana, e è chiaro, questo suo compromesso con l'autocritica, questo suo impegno politico sempre con molta autocritica, non è mai legato a un solo partito, a un solo tipo di impegno, c'è sempre l'autocritica. Io direi che si deve cominciare dal sentiero di Ragno e non dimenticare la trilogia dei nostri antenati, perché lì c'è il grande Calvino, no? Forse anche più grande, secondo me, degli ultimi libri, a parte forse Le città invisibili, che è bellissimo. Poi, quale consiglio, anche questo interessante, ci darebbe Dante oggi e Calvino? Ecco, che consiglio ci darebbe Dante? Dante diventerebbe subito matto nel nostro mondo. Che mondo è questo, essendo un uomo medievale? No, è uno scherzo. Sia Dante sia Calvino ci danno dei consigli precisi, come abbiamo visto, no? Uno di questi consigli che è comune a tutti e due è che l'essere umano deve essere visto come quello capace di fare cose bellissime, ma anche cose crudelissime, e che non si può condannare nessuno per aver fatto una cosa crudele o una cosa violenta. Bisogna capire le ragioni che hanno portato questa persona ad essere crudele o ad essere violenta. Vedete, questo è attualissimo nei nostri giorni in cui si parla tanto di tolleranza, razzismo e così avanti, no? Sia in Dante, sia in Calvino, come abbiamo visto, abbiamo la stessa visione, cioè che l'uomo deve essere compreso, che non può essere condannato così, come con dei pregiudizi, no? E comprendere l'uomo profondamente esige da chi vuole comprendere sacrifici, esige anche una dose enorme di pazienza. Bisogna voler comprendere per poter comprendere. Questo non è facile, sicuramente non è facile, no? Tra Calvino e Vittorini, diciamo, il rapporto c'è soprattutto nei primi racconti di Calvino, che è un po' ancora legati al neorealismo, ma poi seguono strade diverse, secondo me, no? In Vittorini c'è, è chiaro, essendo meridionale, essendo siciliano, la tematica sociale è più presente, più forte. Non che non ci sia in Calvino, ma in Vittorini è più presente. Allora, il rapporto c'è soprattutto nei primi racconti di Calvino, l'ultimo viene Il corvo, e anche poi Nel sentiero di ragno, e poi Calvino si allontana un po' da questa strada, prende la strada della favola, dove c'è l'impegno politico in un altro modo, mentre Vittorini, essendo, come detto prima, meridionale, siciliano, più legato, con, per esempio, Conversazione in Sicilia, più legato alla denuncia della miseria in Sicilia, alle condizioni disperate dei contadini e così avanti, no? Almeno per quanto riguarda Conversazione in Sicilia. Poi, Sfin giustifica us meius, non proprio, no? Diciamo, anche Machiavelli, che poi è l'autore di questo pensiero nel Principe, viene interpretato molte volte in modo sbagliato, no? Cioè, non è che si dice nella politica si può fare di tutto, tutto è valido, si può anche ammazzare la madre per in nome di un ideale. No, non è questo. Anche Machiavelli
qui come un pensatore, come un filosofo politico, iniziatore della scienza politica, con questo fin giustifica os meios, cioè vuole significarci che bisogna capire che le ragioni della politica non sono le ragioni della morale cristiana. E questo è modernissimo, no? Un po' come riprendendo quello che aveva detto già Dante, quello che è di Cesare, quello che è del Papa è del Papa. Non si possono mischiare le cose. E appunto, quando c'è questa armonia, allora nella politica degli uomini si fanno delle cose che possono sembrare anche assurde, no? Giustificare, no? Ma che sono necessarie, no? Nel Sentiero dei Didi di Ragno, per esempio, c'è un dialogo interessantissimo in cui il partigiano dice a un altro: siamo uguali ai fascisti, ai nazisti. Quello dice: come? Uguali? Non è giusto, no? È impossibile, noi siamo uguali. E l'altro dice, il partigiano: siamo uguali nel senso che siamo esseri umani uguali. Noi siamo dalla parte della verità, cioè la parte di chi vuole liberare l'uomo, mentre loro sono dalla parte di chi vuole di far diventare gli uomini schiavi, no? Dei tiranni. Però in essenza siamo gli stessi uomini, e questo bisogna anche non dimenticare, no? Mai. È un'altra lezione, se possiamo dire, che ci danno questi grandi scrittori. No? No, mi fa piacere, le domande sono tante, mi fa piacere immenso questo. Significa che avete seguito e che vi è, speriamo, piaciuto. O almeno non avete odiato, no? Questo, che è già tantissimo. Non capita spesso, non capita sempre, no? Se domande sono finite, allora vi saluto ancora, ringrazio lo Spazio Italiano perché mi ha dato questa opportunità immensa, e grazie a tutti. Allora, Giovanna, vieni a vedere. Chiudo. Già speciale, già, grazie. Sì. Arrivederci e saluti. Grazie a tutti ancora. And meeting for all.